Buongiorno a tutti, voglio innanzitutto ringraziare la dottoressa Katia Bastioni per l'invito. Per noi della Cooperativa 21 è un onore essere qui presenti. E consentitemi di ringraziare il dottor Andrea De Stefano e tutto lo staff della Novamont per il sostegno che ci ha dato nella realizzazione della nostra cooperativa che si occupa della commercializzazione e distribuzione di buste in Mater B. La cooperativa 21 nasce grazie ad un progetto start-up dell'azienda speciale ASIPS della Camera di Commercio di Caserta. Nasce dalla condivisione di valori, ideali, principi, ma soprattutto dalla condivisione di dolore, perché entrambi, sia io che Gennaro, siamo vittime della criminalità organizzata. Chi era Federico Del Prete? Federico Del Prete è il papà di Gennaro, un sindacalista di Castel Volturno, che lavorava sul territorio di Mondragone e venne assassinato perché aveva denunciato l'imposizione dei sacchetti nei mercati rionali. Mio padre, Domenico, era un imprenditore di Castel Volturno ed insieme nel lontano 2001 denunciammo una richiesta estorsiva. Non solo denunciammo, ma partecipammo attivamente all'arresto. Non voglio dilungarmi più di tanto perché abbiamo partecipato con la squadra mobile, mettendo le cimici all'interno delle attività, dovemmo svincolare dei soldi personali perché dal Ministero non arrivarono in tempo, li dovemmo siglare per farli prendere in flagranza di reato. E quando il 16 maggio mio padre venne assassinato, per noi familiari abbiamo vissuto un dramma enorme e quando a Domenico Noviello e a Federico Del Prete viene riconosciuta dopo circa un anno la medaglia d'oro al valor civile, allora tutto ciò ti fa riflettere, nel senso che la normalità che diventa anormalità, cioè una persona viene premiata per aver fatto il proprio dovere, una cosa assurda. Allora abbiamo deciso di trasformare. Non è facile trasferirvi il dolore e la rabbia che si prova. E allora abbiamo deciso di trasformare questo dolore in qualcosa di costruttivo, memoria, impegno e riscatto. Dovete sapere che in Campania il 90% dei sacchetti vengono imposti ancora tuttora dalla criminalità organizzata, sono illegali e quindi l'intento è quello di continuare dove i nostri genitori hanno lasciato, creando un'economia sana, facendo rete con le altre realtà virtuose sul territorio. Dopo 2 anni dall'omicidio di mio padre, è nata la prima associazione anti-racket, dove oggi attualmente ci sono 20 imprenditori che rispetto al sottoscritto non vivono sotto tutela, non vengono scortati dalla polizia e quindi ci sono imprenditori che hanno deciso di percorrere una strada e quando è nata la cooperativa, infatti hanno chiesto subito di poter aderire, loro si definiscono dei piccoli bottegai perché gli imprenditori sono tutti negozianti che hanno denunciato e che oggi sono liberi. E Domenico Novello e Federico Del Prete in comune cosa hanno? Il senso di isolamento. E allora quello che noi vogliamo è evitare che gli imprenditori vengano lasciati soli. E quindi creare facendo rete sul territorio un'economia sana. Inoltre vorremmo dare l'opportunità ad altri familiari di vittime
di poter mettersi in gioco e quindi trovare e continuare a lavorare. Poi, scusate, ma non è semplice parlare di questioni che ti toccano personalmente. E quindi, in merito alla sfida lanciata dalla Novamont di andare oltre i nostri limiti, forse la nostra forza è la nostra incoscienza. E quindi noi ci stiamo mettendo la faccia, ci siamo messi in gioco e ci proviamo. È facile criticare, è costruire che è difficile. Grazie.